Ghette, esercito italiano, nuove di magazzino, anni 50-60, in fortissimo tessuto di canvas tipo telotenda, molto spesso resistente, impermeabile, lacci con ganci metallici esterni, fettuccia al suo parte, la sua parte inferiore, nella sua parte inferiore per agganciarla e chiuderla sotto lo scarpone. La parte superiore ha un tessuto di nylon con una piccola imbottitura sul bordo caviglia di un paio di centimetri per stringerle bene per non far entrare acqua, neve, fango. Materiale solidissimo, interamente costruito in Italia. Al suo interno possiamo notare com'è costruita, con dei rinforzi nelle parti dei malleoli. L'attagliamento viene stampigliato all'interno, 40-41, 42-43 e così via. E il montaggio è semplicissimo, viene agganciato questo moschettoncino metallico sulla parte anteriore dello scarpone o anfibio che esso sia, qui avanti, in questa maniera. Viene agganciato bene, di modo che prenda l'ultimo laccio e la ghetta si monta poi in questa maniera qui. Ovviamente vengono fissati, viene fissato questo con l'allacciatura bene fino in alto, tutti quanti. E alla fine viene legato negli ultimi due anelli metallici e sotto il passante, la fettuccia passante di cui parlavamo prima, viene inserita e tirata a dovere affinché faccia il suo lavoro di ritenzione, un po' come apparirà la ghetta una volta montata. Proteggerà tutta la parte superiore del vostro scarpone e impedirà fango, terra, polvere, acqua di entrare.